Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Businessman.it. Oggi vi insegnerò a guadagnare 1200 euro al giorno. Sì ragazzi, avete capito bene, 1200 euro al giorno. Come faremo? Semplicemente stando seduti nelle nostre auto. Per iniziare basterà un'auto e 5 semplici passi. Ma mica stiamo a vendere cripto a Dubai o siamo a Dubai, che no, vedi? Benvenuti ragazzi in questo nuovo video del canale Doppio Scarico. Questa sera vi lasceremo una serata da porta pizze. Mi raccomando, rimanete fino alla fine del video dove vi daremo le conclusioni e vedremo quanto guadagna davvero un porta pizze nel 2021. A voi il video. Eccomi qui ragazzi, sono pronto, ho tutto quello che mi serve, una GoPro e basta. Inizia il reportage, la serata da porta pizze. Oggi è sabato, quindi vediamo un po' quello che succede. Ok, andiamo, dai, siamo pronti. Scusate la sporcizia della macchina, ma è così. Andiamo, 3, 2, 1, via. Sta pure iniziando a piovere, inizia bene la giornata da porta pizze. Adesso mi sto recando al lavoro, alla mia dimora lavorativa. Inizia bene perché sta già piovendo e questo non è mai un buon segno. Per fortuna lavoro in macchina. Andiamo, dai, siamo carichi. Piove, bene, sono contento che piove. Adesso, ciao. Andiamo in pizzeria. Ciao. Bello Jimmy. Questa è la pizza che si trova qua dentro, ragazzi. Ecco qua, prima consegna, si va. Bella zozza la macchina, non fateci caso. Qua vicino la prima consegna. Ecco che arrivano tutti. Ok, andiamo. Questa è la prima consegna della serata. Vediamo come va. Abbiamo tutto. Era vicino, per fortuna ci ho messo un attimo. Poi oggi è sabato, speriamo bene. La prima consegna la faccio con Just Eat. Ho la mia busta con il resto a 50 euro ci lasciano. Così è semplice per gestire i soldi. Questa è la busta per portare le pizze. E niente, mascherina naturalmente ce l'ho indosso, eccola, e adesso andiamo. Ecco qua, prima consegna andata e anche prima mancia. La serata pare che sta andando bene. Allora, poi a fine serata naturalmente vedremo quanto ho guadagnato, però per adesso è iniziata bene. Chi ben comincia, così diceva Lobitta. Lavorare in cassa, raccontaci. Guarda in telecamera. Guarda com'è lavorare con te tutti gli altri. Dimmi, com'è lavorare con me? Una meraviglia. E allora, guarda in camera quando parli. Una meraviglia. Perfetto. Questa è la pizza, già l'abbiamo fatta vedere. Questa è la pizzeria. Arlecchino 2, se venite a Morena venite a mangiare qua. Se mangia bene la porto io la pizza, ragazzi. Pizzeria buonasera. Sì, quante pizze sono? Guardi, stiamo però per l'orario, mi dicono che stiamo per le 9 e un quarto come orario di consegna comunque. Va bene? Ok, allora mi può dire le pizze. Sì? Sì, caro. Sì, basta così. Allora, più tardi. Buona serata. Allora, seconda consegna. Devo cercare la via perché non mi ricordo a memoria dove sta di preciso. Sta lontana. Oh, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate mi piace, supportateci. Cioè, chi vi porta questi video qua? Serate da porta pizze in live. Questa è la vita vera. La vita vissuta. La via me la faccio a fette. Perché fa proprio schifo in fondo, cioè. Ma io passo a piedi, se no vado tutta retromarcia. Col vetro oscurato non ce la faccio, ragazzi. È difficile fare le consegne, non ve pensate. Vi giuro, non ho mai visto una strada più distrutta di questa. Cioè, voi andate più avanti, ci sono i crateri. Beh, comunque devo arrivare a 61. È qua vicino. Missione compiuta. Seconda consegna andata, ragazzi. Anche se mi sono fatto un pezzo di strada a piedi, così questa volta zero mancia. E vabbè. E questi sono i rischi e i pericoli del portavizze. Purtroppo non si può sempre guadagnare. Però vedremo a fine serata quanti soldi riusciremo a fare. Sì? È alla pizza? Sì, terzo piatto. Arrivo. Andiamo. Opla. Aspettiamo l'ascensore. Ciao. Terzo piano. Si è andata. Apriamo il cancelletto. Uscire, opla. Il nostro mitico euro di mancia
L'abbiamo fatto. Ecco qua, ragazzi, un ospite d'eccezione. Lui è molto più bravo di me, c'ha molta più esperienza, quindi lo fa lui. Ci vediamo nel commento dopo. Allora, ragazzi, quando sei in portapizze devi anche sapere improvvisare i posti. Non si vede in questo momento, ragazzi, ma sta andando letteralmente a 30 all'ora perché la macchina dei carabinieri davanti, che prima hanno fatto un giro strano, manco loro sapevano quello che dovevano fare. E mo se sta questo con sta mano dei fuori, che cavolo sta a fare? Mi stanno a seguire, oh. Stanno andando allo stesso punto dove vado io. Ma io devo consegnare le pizze. Vabbè, vediamo come va a finire, ragazzi. Andrà a finire male o andrà a finire bene? Boh. Ragazzi, altro parcheggio perfetto. Vabbè, ma io devo dire, no, potevo mettere. Vabbè, ci citofonavo, ma. Un conveniente per fare il portapizze, oltre al fatto che ci stanno 10.500 citofoni, prima che trovi quello giusto, alla fine è sempre l'ultimo quello che guardi. E poi è camminare. Più cammini e ancora più camminerai. Va bene, ragazzi, siamo arrivati a fine serata. Qua sembra andato tutto per il meglio, credo, spero. Vabbè, usciamo e andiamo a controllare se la serata è finita. Eh sì, già vedo gente che sta pulendo, stanno ripulendo la situazione, damogli una mano. Oh, bros, allora abbiamo finito? Sì, devo fare i fighi. Questo qual è? Boh, sala. Se fanno le pulizie. Vedete tutti. Qua possiamo vedere esemplari di portapizze all'opera a fine serata. Questa busta di disordi, non si perdono. Qua la pizza è rimasta, giustamente. Sta l'anculavo. Divisa ugualmente tre fattorie. Ugualmente. Famo sti frighi in prima persona, un po' sì, di frighi. Niclusa non firte arriva. Nel posto magico. Allora, una grande e una non crepata, ecco. Poi? Già mi sono dimenticato. Ah, no, mo le anni che ne vedo pure aprire. Cosa devo fare? Una moretti la vedo là. Cin cin. Ah, un po' di pizza qua. Che pezzo vuoi? Ormai t'ho detto. Allora, ragazzi, vediamo un po' i guadagni di questa sera. Prenderò i miei spiccetti da dentro il mio porta spiccetti. Non so se stasera è andata bene oppure no, però vedremo. Comunque sono le 10, io ho staccato quasi, adesso mi farò pagare. Oh, qua c'è un bullone. E ci vediamo quando mi pagheranno. Ciao, ragazzi, belli. E è finito. E questa sera abbiamo guadagnato 30 euro. Ma hai rubati, che e guadagnato? 3 euro qua da canne pratica. Tanto lavoro. A te che tal, 25 euro, dove vai? Che opinione della serata? Tra di me. Tu consegni. No, 25 euro. Peste sabato, ragazzi, è andato male. Però comunque i nostri 33 euro li abbiamo portati a casa, eccoli qua. E più di così non potevo fare. Questo purtroppo è un sabato un po' così. Mi raccomando, alla pizzeria al Lecchino 2, se passate a Morena chiamate, venite a trovare e vi porterò anche la pizza, forse. Allora, ricapitolando, ragazzi, praticamente questa sera ho guadagnato i miei onestissimi 33 euro. È stato un sabato un po' tranquillo rispetto agli altri, potevo guadagnare di più sicuramente. Di solito comunque di sabato almeno 35-40 euro minimo li faccio. È stato un sabato un po' così. Insomma, spero di avervi portato comunque una piccola esperienza di quello che è essere un portapizze. E niente, vi ringrazio per la visione e vi lascio alle conclusioni. Grazie di tutto, ciao ciao. Se siete arrivati fino a questo momento del video, lasciate sempre almeno un euro di mancia per i portapizze, ma soprattutto, che è una cosa gratuita, iscrivetevi e mettete like al canale. Adesso faremo due commenti veloci sul video appena visto. Primo commento: noi non lavoriamo direttamente per Deliveroo o Just Eat, ma lavoriamo in delle pizzerie che si appoggiano alle piattaforme Deliveroo o Just Eat soprattutto. Quindi in quel caso la paga può essere diversa. Secondo commento, ragazzi, noi lavoriamo quindi in delle pizzerie private e abbiamo una base di almeno 7 euro l'ora all'incirca, quindi abbiamo sempre un guadagno fisso rispetto quindi a Deliveroo, Just Eat, che magari là i guadagni variano, insomma. Ad esempio nelle pizzerie di Roma, noi già lo sappiamo, quindi a Roma la media è di 20 euro. Fateci sapere nei commenti se lavorate in altri posti d'Italia quanto prendete, anche se lavorate per Deliveroo o Just Eat o delle pizzerie private, quanto prendete a serata facendo i portapizze. Fateci sapere la vostra, mi raccomando, nei commenti. Lavorando quindi in queste pizzerie abbiamo sempre dei clienti fissi, e i clienti fissi appunto ci lasciano sempre della mancia.
è quasi sempre assicurato. E noi quindi guadagniamo da questo, dalle donazioni tra virgolette che ci fanno le persone quando arriviamo. Quindi mi raccomando, sempre la mancia al portapizze, che è un ragazzo magari come noi o come voi. Ma si può guadagnare davvero 1000 euro al mese facendo il portapizze? In base alle nostre esperienze, 30 euro al giorno per 7 giorni sono 210 euro a settimana, che per un mese fanno 840 euro. Siamo leggermente lontani rispetto a 1000 euro. Ma mettiamo caso che una pizzeria paghi bene, quindi si riesca a arrivare ai fatidici 1000 euro. A questi 1000 euro però bisogna togliere i soldi della benzina, che comunque vanno messi in conto, senza contare la manutenzione della macchina, che lavorando tutti i giorni si usura, ragazzi. E come si usura? Nel 2021 allora conviene fare il portapizze? La risposta è sì, lavorando poche ore, essendo comunque un ragazzo che lavora, studia, si allena, lavorando quelle 3 massimo 4 ore a serata, con un guadagno comunque diciamo elevato, questo lavoro conviene. Se avete una macchina che vi consuma anche poco, è la scelta migliore. Oppure investite su Bitcoin. Il video finisce qui, ma se volete altri video di questo genere, scrivetelo sotto nei commenti. Noi li leggeremo tutti e chissà, il prossimo video magari lo sceglierà uno di voi. Vi ringraziamo per l'attenzione, ragazzi, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!